tra ottobre e novembre in Regione Friuli Venezia Giulia si terrà il primo Festival della Psicologia che è dedicato alla figura di Leonardo. Quindi tratteremo diversi temi della psicologia in relazione alle diverse dimensioni della personalità di Leonardo, uno dei quali è il rapporto tra la genialità e il disturbo. Cosa possiamo dire tra questi due temi? Che relazione c'è? Noi conosciamo Leonardo per la sua genialità. In realtà Leonardo ha una doppia genialità, perché da una parte c'è questo grande talento, grande dotazione cognitiva, ma dall'altro anche lo conosciamo come un dislessico, disortografico, ante litteram, e anche un animo inquieto, quindi forse un bambino, un ragazzo iperattivo. Certo. Uno dei punti su che verranno trattati poi è il rapporto tra l'arte e la psicologia. Qui c'è una tradizione molto importante dell'Università di Trieste che è un partner del nostro progetto di festival. Che relazione c'è tra psicologia, arte e Trieste? C'è una relazione molto forte, perché il capo fondatore della psicologia triestina si chiamava Gaetano Canizza ed è stato un percettologo geniale, riconosciuto in tutto il mondo, e ci sarà il primo giorno del festival la Canizza Lecture, un incontro tradizionale che si tiene dal 1993, anno della morte di Canizza, in cui quest'anno interverrà un filosofo, diciamo così, d'eccezione, Roberto Casati, che parlerà di ombre, un tema molto caro a Leonardo. Mentre diciamo che anche la dimensione artistica è una dimensione molto importante in questo festival, oltre a quella scientifica, e qui do la parola invece al dottor Bonomo, che è un importante esponente di questa componente del festival. Sì, io porterò appunto il contributo visivo, quindi una sequenza di immagini proiettate su grande schermo, con delle interazioni di poesia, di teatro, della musica, che vorranno essere così un contributo complementare all'indagine del complesso mondo psicologico di questo personaggio, che aveva, tra l'altro, voglio sottolineare, anche una profonda dimensione umana, in quanto è stato un precario a vita nel suo girovagare fra le varie corti italiane, e soprattutto con quell'idea di non completare mai nulla, di lasciare tutto nell'incompiutezza, nell'indefinito, quasi a voler sottolineare il destino di una condizione umana. E quindi questo stretto intreccio tra arte e psicologia lo troveremo in tutti gli eventi del festival, che coprirà 8 giornate a partire dal 10 di ottobre a Udine fino alle 3 giornate finali, che saranno l'8, il 9 e il 10 novembre a Trieste.